10 aprile 1974. Il fatto è avvenuto altrove, a Madonna del Carso, ma ha destato anche qui viva impressione. Il ragazzo aveva lavorato da noi fino all'altra sera, scavando con la ruspa il fosso per portare l'acqua all'unica casa di Fruscara. Passando per l'osteria di Madonna del Carso, trovò un vecchio optante tornato dall'America con scarsa fortuna e troppa nostalgia. Occupava una stanza della propria casa donata alla sorella, nel frattempo sposatasi con un serbo o un bosniaco, ma volevano cacciarlo anche da lì. Il cognato Foresto passò alle minacce e il vecchio in osteria, che tutti ormai chiamavano americano, piangeva e tremava. Mi ha detto che se torno un'altra volta mi ammazza. Il ragazzo alla ruspa ed altri giovanotti del paese un po' lo calmavano e un po' lo prendevano in giro. È capace di farlo, protestava il vecchio. Allora decisero: ti accompagniamo noi, se hai tanta paura. Il nostro giovane fu il primo ad aprire la porta. Si è preso una coltellata in pieno petto, morendo sul colpo. Possiamo passare il 25 aprile? È passato a miglior vita Daniele Muscat, mio compagno di leva. Alto e grosso, la barba rossa gli dava riflessi d'oro. Era tenuto per l'uomo più forte della parrocchia. Oltre 40 anni fa aveva portato la propria bambina con sé nel campo e l'aveva fatta sedere sulla cavedagna. Una biscia, sentendo l'odore del latte, guizzò sulla creatura e incominciò a leccarle le labbra. Daniele se ne accorse in tempo e, preso dalla rabbia, afferrò il rettile per la testa e per la coda e lo spezzò a metà. Di lui si diceva che «el gaveva roto la bissa». Mi raccontano che da ultimo il figlio e la nuora lo battessero perché mangiava, beveva, si sporcava addosso, e cioè non moriva. Sua moglie spirò nel sonno dopo aver mangiato volentieri la prima frittata di asparagi selvatici con la polenta. Gabriele Pavlovich, tanto esperto nell'arte medica, non poté far altro che constatare e subito piangere la perdita della bella, fedele compagna. Non erano sposati. Pochi con me sono a conoscenza che egli aveva contratto regolari nozze con un'anziana signora di Graz, da cui il gruzzoletto col quale aveva ingrandito l'osteria e si era stabilmente accasato. La salutava per sempre, agitando il fazzoletto dal rialzo dei giaggioli, tutti aperti, dietro il muro di cinta. La banda, soppiantata ai balli dal giradischi e da un'orchestrina col cantante dai capelli sulle spalle, è diventata come me, che compaio solo ai funerali. Si è ricomposta anche in questa occasione, suonando marce lente arrangiate da maestri girovaghi che in quella casa trovavano alloggio. Le note degli ottoni bassi, ripetute, insistenti, parevano già accompagnarne la discesa nella terra, più che rimarcare lo stacco definitivo dalla casa del padre e da quella degli amori. Li appoggiavano i clarini con un riandare alle dolcezze trascorse, che strappava lacrime, non per la morta, però.
I portatori, giovani e inesperti, si trovavano in angustia non soltanto per il peso. Con la mano libera cercavano in tasca il fazzoletto e le loro spose moderne, rompendo la fila, gli cacciavano in pugno i propri spruzzati di acqua di Colonia. Dopo la Bonifazi, lei era stata la donna più formosa della parrocchia. Lui, Gabriele, che aveva anticipato o smentito le diagnosi di tutti i primari dell'ospedale maggiore di Trieste, Oppenheim compreso, difficilmente sarebbe morto di malattia, nonostante i 90 anni finiti in marzo. E infatti, pur rimasto senza una guida, si sorbiva l'ovetto tutte le mattine, mangiava cicoria bollita e allungava il vino. Per di più, chiamò il servo Gobbo a trasferirsi dal fienile in una stanza vicina alla propria. Questi apriva e chiudeva l'osteria secondo l'estro e poteva fumare anche la notte, cosa che gli era severamente proibita stando tra il fieno. Non avvezzo alle lenzuola, continuava a dormire vestito, con una bottiglia di grappa nella tasca della giacca. L'incendio lo svegliò quando stava correndo gente coi secchi. Riuscì a salvarsi buttandosi dalla finestra sul mucchio del letame. Il suo padrone venne tirato fuori intatto e caldo, ma senza vita. Invano avrà chiamato e battuto col bastone, poi avrà ammesso di essere vissuto abbastanza e si sarà lasciato morire. L'ultimo servo, sceso dai monti di Don Stipe, i denti radi e gli occhi spiritati sotto un ciuffo di capelli ispidi, venne a lungo interrogato dalla milizia. Alla fine gli concessero di andarsene con la condizionale in cerca di un nuovo fienile. Oggi, 23 gennaio 1975, tremo in tutto il corpo. Nessun fuoco riesce a scaldarmi. Non mi resta che mettermi a letto lasciando la porta socchiusa. Una pronipote di Palmira verrà stasera a portarmi il latte. Ho dato un'occhiata alla finestra lisciando il vetro appannato col dorso della mano e sono giunto alla scrivania con un estremo sforzo di volontà. Da un sole che non vedevo, sul campanile, sulla chiesa e sul muro bianco di cinta, cadeva una luce appena dorata. Dentro a questa luce, tutte le cose, liberate della loro pesantezza, quasi svuotate da ogni materialità, parevano mescolarsi e sollevarsi insieme. Scende sulla terra il vuoto dei cieli, o su di noi si spalanca la miglior vita? Questo non sapevo, che il mondo muore a ogni morte di un uomo.